non semplicemente come una formalità, ma davvero come un a garanzia, come dire, di un rapporto che si fa sempre più stretto. Vi porgo il saluto anche di Don Luigi Ciotti, che così come sarà presente nei giorni dello svolgimento appunto del programma di Politicamente Scorretto, sarebbe stato anche qua stamattina se non fosse stato fermato da causa di forza maggiore, lo dico con questo eufemismo. E 'Ndrangheta, stiamo parlando di 'Ndrangheta, e ci preme chiarire in qualche modo alcuni aspetti che per mettere subito i piedi nel piatto e cercare di capire perché abbiamo fatto questa scelta. In parte è stato già detto, e a me sembra che oggi davvero leggere dall'interno questa organizzazione criminale e le risposte che si stanno tentando, le strade che si stanno percorrendo, in qualche modo diventa un caso esemplificativo di quello che sta avvenendo davvero in giro per il mondo oggi rispetto alla criminalità organizzata. Mi piace far riferimento ad un testo, un libro che è uscito soltanto ultimamente, anzi addirittura pochi giorni fa, che si intitola Dimenticati e che parla di vittime dell'Ndrangheta, però è interessante perché a parlarne sono gli stessi familiari che hanno scelto la strada dell'impegno, della testimonianza, ed è davvero importante perché, come dire, non accende i riflettori soltanto sui lati fui e sanguinosi, drammatici di questa realtà, ma anche a quei varchi di speranza che si aprono. E allora, nei pochissimi minuti che utilizzo, cerco di raccontarvi soltanto alcuni fatti che, appunto, a mio avviso ci fanno comprendere che cosa sta avvenendo. C'è una persona, di cui non dico il nome per rispetto suo, ma che è il referente di Libera per l'area ionica della Calabria, che è stato in galera, è stato in carcere. E ha fatto un percorso virtuoso, nel senso che può essere considerato un convertito. Era un censurato, assolutamente non aveva nulla a che fare con 'Ndrangheta, con organizzazioni criminali. Ma un giorno gli hanno chiesto di portare una borsa che conteneva soltanto beni di prima necessità, dei prodotti tipici della Calabria e dei soldi, ad un latitante. E è interessante la rilettura che ne fa questo nostro amico. Dice: io non mi sono chiesto se questa cosa fosse legale o meno, se fosse in violazione della legge. Si trattava di fare un favore ad un mio cugino, peraltro era la stessa famiglia. E quindi è andato. Lì è avvenuto, appunto, ci sia stato un blitz perché avevano il telefono sotto controllo, sotto intercettazione proprio del latitante, ed è stato catturato, appunto, anche lui. E questo primo aspetto ci fa considerare, intanto, questo primo aneddoto, un fatto che è endemico, come dire, nel DNA della 'Ndrangheta, che si legge sul vincolo familiare. L'abbiamo detto tantissime volte, però questa, come dire, caratteristica costitutiva della 'Ndrangheta davvero ne segna anche la storia, persino anche nei lati, come dire, peggiori. Il fatto che riesca ad essere persino più invulnerabili di altre organizzazioni criminali come Cosa Nostra, che hanno conosciuto il fenomeno del terrorismo. Lo dico soltanto per queste ragioni. E anche di un contesto in cui la percezione della legalità, Walter Dondi diceva, insieme alla denuncia, rafforzare i percorsi di educazione alla legalità, diffusione della legalità. Bene, ci sono contesti nei quali, e non sono più troppo propriamente soltanto quelli della Calabria e del Sud Italia, in cui appunto la percezione della legalità è talmente bassa da non rendersi conto, appunto, di compiere anche come dire, scelte che non vanno in questa ottica. E visto che parlavamo di borse, ne parlo di un'altra borsa, in un altro testo, un libro di Francesco Forgione, che raccoglie un po' alcuni atti della Commissione parlamentare antimafia, c'è stato un caso in cui un altro latitante veniva appunto
stato ricercato, si teneva sotto controllo la casa della sua famiglia. A un certo punto da questa casa di San Luca in Aspromonte viene fuori sua moglie e un'altra persona, fanno un lungo percorso, arrivano a Milano, si fermano 2 giorni in un albergo, poi riprendono un'altra macchina, fanno altri percorsi sulle Alpi e finalmente arrivano ad Amsterdam. E ad Amsterdam pare che consegnino questa borsa e gli investigatori ritengono di intervenire in quel momento, infatti catturano il latitante. Ma è interessante che il contenuto di quella borsa c'era una soppressata, un caciocavallo, come si chiama? La pasta al forno, insieme a banconote tante, una pistola automatica e un computer portatile. È un'altra delle caratteristiche della 'ndrangheta che riesce a unire tradizione, radicamento nel territorio e modernità. E questa capacità, prima parlavo di quanto sia costitutivo il fattore familiare, ma ormai la dimensione internazionale appunto è altrettanto costitutiva della Calabria. Voi ricorderete tutti Duisburg, no? 15 agosto 2007 con quello che ha creato. Io ricordo altrettanto bene invece la denuncia della BND, che sono i servizi segreti tedeschi, che soltanto qualche mese prima, nel novembre del 2006, riferivano di aver censito, trovato, insomma, scovato pacchetti consistenti di azioni della 'ndrangheta nella Gazprom. E dicevano della loro preoccupazione, perché quella è l'agenzia del gas russo che porta appunto energia, gas anche in Germania. E dicevano di come si sentivano in qualche modo energeticamente ostaggio di una organizzazione criminale. Peccato che a quella denuncia non abbia fatto, come dire, eco un giornalismo attento, un'inchiesta, un'opinione pubblica avvertita anche in Germania, e che invece ancora una volta siano soltanto i fatti di sangue ad attirare l'attenzione. E così come a me avviene spesso di trovare tracce di Calabria in Colombia e in Messico, dove pare che quasi gli interlocutori esclusivi dei cartelli colombiani siano appunto elementi della 'ndrangheta. Un nome per tutti è Salvatore Mancuso, una persona che si è autoaccusato di circa 2000 omicidi in quanto capo delle forze paramilitari della Colombia, ma gran orchestratore dei narcotraffici. Salvatore Mancuso, che è di seconda generazione, suo padre arriva da Sapri, in provincia di Salerno, e emigra appunto in Colombia, è però l'uomo giusto al posto giusto, perché è quello che fa da cerniera tra le due organizzazioni criminali e crea questa continuità, questa collaborazione nefasta, che arriva non più soltanto al traffico di sostanze stupefacenti, di cocaina, ma addirittura anche ad affidare da parte dei cartelli colombiani agli esponenti della 'ndrangheta persino i proventi di quel traffico, perché sono più efficaci di altri nel riuscire, come dire, a riciclarli. E il fatto che in Colombia vengano arrestati imprenditori italiani assolutamente al di sopra di ogni sospetto, come Giorgio Sala, un imprenditore romano ma molto ben legato alla 'ndrangheta, e il fatto che ci siano continuamente queste presenze, come dire, conferma tutto questo. Per arrivare soltanto 2 giorni fa, si dice sempre i maxi sequestri, no? Bene, qua si tratta realmente del sequestro di cocaina più consistente degli ultimi 15 anni. 10 quintali di cocaina che valgono non sul mercato, ma in sé 250 milioni di euro, occultati in un container in attrezzature agricole nel porto di Gioia Tauro. E il porto di Gioia Tauro è assolutamente controllato dagli uomini della 'ndrangheta. Una organizzazione allora che è tentacolare, che ha ormai una forza, come dire, di azione davvero consistente, la mafia più
più forte del mondo sicuramente in questo momento, soprattutto per quanto riguarda i traffici di droga, traffici che arrivano dopo la stagione dei sequestri di persona. Vi ricordate che le terre di Calabria erano tristemente famose per questo, ma quando la 'ndrangheta scopre che, comprende che il traffico di sostanze stupefacenti è più redditizio e forse meno rischioso, cambia, come dire, anche l'oggetto della sua attività. Concludo. Tutto questo alle vetrine non sarebbe possibile, come dire, non sarebbe consentito fare se non ci fosse l'altra parte la definisco continuamente l'altra faccia della criminalità organizzata, che si chiama corruzione. Ecco, nel porto di Gioia Tauro, come ad Amsterdam, come in Colombia. Allora colgo l'occasione, forse la prima volta che lo diciamo ufficialmente, mi piace dirlo in questo contesto, che il 9 dicembre, giornata mondiale contro la corruzione, come Libera lanciamo una campagna nazionale e poi europea, ma intanto nazionale, sarà legato con il Venerdì di Repubblica, una cartolina da spedire al Presidente della Repubblica, appunto, in cui chiediamo che l'Italia ratifichi intanto le convenzioni internazionali, ma che soprattutto confischi e utilizzi socialmente, destini ad uso sociale i beni, appunto, dei condannati per reati di corruzione. Ricorderete che l'iniziativa del 95-96 di Libera aveva questo duplice aspetto: i beni confiscati ai mafiosi e ai corrotti, che il Parlamento, appunto, licenziò proprio quella legge soltanto per i beni confiscati ai mafiosi. Ecco, allora vi chiediamo, anche all'interno di Politicamente Scorretto, di accompagnare, ecco, questa azione che ci riguarda tutti da vicino, perché sono soldi sottratti, appunto, alla comunità, e che alla comunità devono tornare, perché anche questo è un modo per dire no alla 'ndrangheta, alla criminalità organizzata, che trova, appunto, ponti e connessioni anche con apparati dello Stato in Italia, come altrove.